Abbiamo capito che lei è un'autorità su questi temi della bioetica. Cyborg, l'era del post-umano, rapporto quindi tra uomo e tecnologia. Qual è il futuro? Ci siamo svegliati in un momento in cui la nostra situazione umana sembrava non andarci più bene e ci siamo detti che grazie alla tecnologia potevamo semplicemente non solo accontentarci di vivere come abbiamo sempre fatto, ma modificare noi stessi per vivere ed esperire cose diverse. Ed è nata così l'idea di questo mettere le mani sull'uomo, che a questo punto è diventata una cosa malleabile, come una sorta di blocco di cera, e pensare esistenze che non siano semplicemente più umane. Così nasce il cyborg, questo misto tra uomo e macchina che supera la categoria del naturale, supera la categoria dell'artificiale e fa entrare la nostra esistenza all'interno di quella grande categoria che è la categoria del sintetico. Oggi noi conosciamo cose come per esempio i diamanti sintetici, identici ai diamanti naturali, se non fosse per due caratteristiche. Non hanno difetti e di fatto al loro interno deve essere inciso un numero seriale perché altrimenti sarebbero indistinguibili da quello vero. Non è un diamante naturale perché è stato fatto dall'uomo, ma non è neanche artificiale perché è identico a un diamante normale. Allora l'uomo artificiale, l'uomo sintetico, il cyborg, è questa grande domanda che ci interroga sul nostro futuro, perché ora quello che saremo dipende anche da quello che vorremmo essere. Padre, da dove nasce il suo interesse nei confronti di questo grande tema? Beh, diciamo appartiene anche alla mia vocazione. Io prima di entrare nell'ordine ho studiato ingegneria, poi il Signore mi ha chiamato in quest'altra via e durante gli studi ho avuto modo appunto di ritornare con tutta una riflessione anche etica e teologica su quelli che erano i temi che mi hanno visto in questa prima parte chiedermi curioso che cosa l'uomo fa e perché l'uomo lo fa. E allora queste competenze non sono altro che domande che ho fatto a me stesso alla luce della parola di Dio e della teologia sul senso del nostro agire. Grazie. A voi e buon festival a tutti.